Francesco Sacco, professore all'Università dell'Insubria alla Bocconi di strategia aziendale. L'open source è una soluzione che è particolarmente adatta al sistema italiano per lo sviluppo tecnologico o è migliore il sistema del software proprietario? Sostanzialmente in Italia tutto il periodo di rivoluzione del software è passato senza che si sia sviluppata una vera industria nazionale. Adesso l'open source configura una nuova possibilità perché questo capitolo si possa riaprire. Se noi ci guardiamo intorno, il software è pervasivo, in qualsiasi industria non si possono più costruire automobili senza utilizzare software, non si possono costruire forni senza utilizzare software, qualsiasi cosa ha bisogno di una componente di software. Una forte correlazione tra software e sviluppo industriale di un paese. Allora, l'open source permette di riazzerare la competizione che nell'ambito del software pacchettizzato tradizionale ormai è chiusa. Siamo in una fase di fortissima concentrazione e le operazioni di questi ultimi mesi lo dimostrano ulteriormente. Se riusciamo a sfruttare questa fase, riusciamo a far decollare un settore che è così globalizzato, un mercato che può essere compatibile con quella della nostra struttura industriale, un mercato global. In parte globale, che quindi attinge alle tecnologie che si stanno sviluppando nel mondo open source e nei vari ambiti, soprattutto quelli applicativi più che quelli dei sistemi operativi, worldwide ormai. E se questo riusciamo a collocarlo in un contesto che è locale, ci può permettere anche di avere uno sviluppo in quelle industrie proprio che ci mancano ad alto valore aggiunto. Mimmo Cosenza, un pioniere dell'open source italiano, ha cominciato con l'intelligenza artificiale e poi si è messo in proprio e ha creato un'azienda che si chiama Synapsi proprio per sfruttare le opportunità aperte dall'open source. Si possono fare soldi con l'open source? Io direi che conosco molto bene naturalmente il mio mestiere, che è quello di system integrator. Per il system integrator l'open source è sicuramente una grande opportunità, perché sul mercato, in particolare in un momento in cui il mercato non è certamente in crescita, competono due modelli di business, quello del software vendor e quello del system integrator. La somma di questi modelli di business sono alla fine le risorse finanziarie, economiche e finanziarie che hanno le aziende per fare progetti informatici. L'open source ci dà la possibilità di sostanzialmente ridurre l'investimento che l'azienda deve fare sulle licenze software, di software proprietario, e quindi dedicare più risorse alla customizzazione e alla personalizzazione che sono attività di system integrator. Quindi certamente sì. Poi ci sono altri modelli di business, naturalmente c'è per esempio chi produce l'open source. In quel caso il loro modello di business non può che essere quello della vendita dei servizi professionali accessori al software medesimo, quindi sostanzialmente il supporto.